Ah, tesoro, domani abbiamo due appartamenti da visitare. Il primo mi ha detto il tizio è piccolo, mentre l'altro è grande. Sarà il nostro nido d'amore, voglio una grande casa. Ma per me non importa come sarà, amore. Anche se sarà grande, per me sarà sempre piccola. Perché io voglio vivere attaccata a te. E anche se sarai nell'angolo più lontano della casa, io ti sentirò vicino. Perché sentirò il tuo profumo e il tuo respiro. Dio mio, quanto ti amo. Ti amo così tanto che voglio vivere accanto a te in ogni momento, in ogni istante. Noi non sappiamo quello che ci riserverà il futuro o il destino, ma ora so di certo che i momenti che vivo con te sono, non so come esprimermi, sono, tu non sai cosa provo quando mi accarezzi, quando mi tocchi, e in quell'istante sento, sento, ecco, lo sai cosa provo in quell'istante? In quell'istante, in quell'istante sento il brivido dell'eterno, come se il tempo si fermasse, come quando scatti una foto. Sei stanca? Fra poco arriviamo, tesoro. Eccolo. Strano, aveva detto che sarebbe arrivato prima di noi. Chiamalo al cellulare. Ah, eccolo. Ho avuto un increscioso contrattempo. Vogliate scusarmi, signore? La stavo appunto chiamando. Peter. Gabriele. Molto piacere. La mia signora. Molto lieto, signore. Vi faccio vedere subito la casa. Sbadato. Ma dove ho messo le chiavi? Ah, arrivo subito. Vogliate scusarmi di nuovo? Adesso entriamo. Prego, accomodatevi. Apro subito le finestre, faccio luci. Dovete scusare se c'è un po' di polvere perché la casa è stata chiusa qualche giorno, ma vedrete che merita. Ecco, da ogni finestra si vede un panorama bellissimo. Tutta la casa è bellissima. Voi l'avete vista nelle foto, ma qui sul posto è un'altra faccenda, eh. Che ve ne pare?
Cosa ne dice la signora? In effetti a volte le foto ingannano. Guardi, deve essere entrato qualcuno. Deve essere stato il vento. Vado a chiuderla. Voi intanto date pure un'occhiata. Mi sembra tenuta bene. Beh, non c'è male, non c'è male. E poi è presa bene a quella cifra. Mi sembra strano che voglia svenderla. Zitta, non farti sentire. Evidentemente ha problemi finanziari. Noi... non so. Beato che non ha figli, a volte sono una croce. Ma torniamo a noi. Senta, mi aveva parlato anche di un posto auto. Certo, sotto c'è un garage che ci può mettere anche un treno. Dopo quando andiamo giù ve lo faccio vedere. Oddio, ma di là c'è qualcuno. Gliel'avevo detto che era entrato qualcuno in casa. A questo punto puoi farti vedere. Dai, vieni qua e fai la persona civile. Presentati ai signori. È mio figlio, è la mia croce. Dai, vieni. Sei contento ora? Mio figlio Jacopo. Scusate l'intrusione, ma non volevo disturbare. Ma le pare, questa è casa sua, almeno per ora. A lei dice? Solo per ora? Sei venuto qui a dare fastidio? Dai, lasciaci soli, che dobbiamo parlare di cose serie. Scusate, se voi avete da discutere, noi possiamo anche andare via. No, signori, tenete presente che io sono una persona rispettabilissima. E che questa misera figura che mi sta facendo fare mio figlio io proprio non me la merito. Jacopo, vieni con me, i problemi di famiglia dobbiamo discuterli in privato. Perdonateci, noi abbiamo anche un altro appuntamento e siamo già in ritardo. Dobbiamo scappare. Per l'amor del cielo, non si faccia condizionare da quello che sta succedendo con mio figlio. Mi aspetti e non se ne pentirà. Sia gentile, per favore. Vieni con me. Prego, signori. Accomodiamoci in quest'altra stanza. Io rinnovo le mie scuse con voi, signori, ma purtroppo a volte sono costretto ad agire così. È lui che mi tiene all'oscuro di tutto. Ora sai tutto. Dai, mettiamoci una pietra sopra. E lasciami parlare con i signori, che hanno già avuto tanta pazienza. Senta, noi abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere, quindi... Ci penseremo su, eh? No, ci sono altre camere che dovete assolutamente vedere. Io mi permetto di darvi un consiglio. Questa casa è troppo grande per voi. Cosa ci farete con tutte queste camere? Non avete neanche figli. E chissà se arriveranno. Senta, lei è impertinente. I suoi consigli non mi interessano, se li tenga per sé. No, ma cosa ha capito? Io volevo suggerirvi un'alternativa preziosa. Cioè? Vedete laggiù? Laggiù. Lì c'è una casa migliore di questa. Quella sarebbe perfetta per voi. Mio padre non ha diritto di vendere questa. Questa casa è mia, o meglio, sarà mia. Vi prego, andate via, siete ancora in tempo. Certo che andiamo via, anche subito. Stupido! Dove hai messo le chiavi? Dove hai messo le chiavi? No, io non ne so niente. Dove le hai messe? Te lo giuro. Vi prego, non litigate. Anzi, vi dirò che la casa non ci interessa più, grazie. No.
Lei così vuole umiliarmi? No, le assicuro che non è così. E allora perché stava andando via senza salutare? Guardi che non era nelle mie intenzioni non salutare. È che dobbiamo andar via. Ah sì, lei è venuto fin qui per vedere la casa e ora vorrebbe andarsene via senza farlo? Mi dica, non è un'umiliazione per me questa? No, guardi, noi possiamo anche farlo, ma mi sembra che lei non trova le chiavi. Esatto, perché come voi state constatando, mio figlio mi sta boicottando, mi mette contro tutti. No, le assicuro che non ci ha messo contro di lei. Anzi, è stato molto cortese. No, io lo so cosa vi ha detto. Vuole convincervi a comprare quella casa laggiù, sul prato. Ma voi non dategli retta. Ma veramente lì noi non abbiamo visto nessuna casa. No. E invece c'è. E come se c'è. Ora vi prego di non fare il suo gioco. Io finché sono in vita posso disporre dei miei beni come voglio. Lui vuole in eredità questa casa. Ma per ora è mia. Siete d'accordo? Però se mi permette, questi sono affari vostri. Appunto per questo chiedo il vostro aiuto. Anche se non la comprerete, perché so che non la comprerete dopo quello che è successo, almeno completate il giro della casa per dimostrargli che non siete stati condizionati da lui. Altrimenti continuerà sempre a fare così. Ah, se è per questo possiamo farlo. Però stavolta sia gentile lei, per favore. Faccia in fretta. Sicuro, certamente. Vi ringrazio, siete persone veramente ragionevoli. Allora, mi dai le chiavi o devo sfondare la porta? Di questa casa ti lascio solo le briciole se non tiri fuori le chiavi. Questi signori devono vedere tutto, hai capito? Hai capito? Per favore. No! Si fermi, per favore. Non alzi le mani. Questi sono affari che non riguardano. Sono questioni fra me e mio figlio. No, la violenza no. La sua violenza è anche peggiore. Tira fuori queste chiavi, per favore. Non farmi fare quello che non voglio. Dammi le chiavi, hai capito, figlio mio? Le tiri fuori le chiavi, allora? Va bene. O devo spaccarti la testa. O ti tolgo dal mondo una volta per tutte, Va bene. Va bene, va bene, va bene. Ce l'ho in garage. Come vedete, le maniere forti funzionano. Non abbiate paura. Ce l'ho con lui, non con voi. Voi non avete fatto niente. Anzi, grazie per la collaborazione. Quel ragazzo ha grossi problemi mentali, è legato solo alle cose materiali. Non mi riesce a fargli capire che è l'unico vero patrimonio di cui essere orgogliosi è quello delle cose immateriali. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha nell'urna. Ugo Foscolo. Voi credete in Dio? Certo che ci crediamo. Perché? Lei no? Per comprenderlo, sono troppo giovane rispetto a lui. Mi manca esperienza per comprenderlo. Devo ancora crescere. Ora vi chiedo un ultimo sforzo. Mi fido di voi, vero? So che mi aspetterete. Vado a prendere le chiavi.
Sei stanca? Fra poco arriviamo, tesoro. Guarda questi due ragazzi. Due vite spezzate. Come si fa a comprendere Dio? Vabbè, dai, passami gli attrezzi. Dai. Allora della casa che facciamo? Io la casa la voglio vendere. Ci vivo da solo, che me ne faccio? È troppo grande per me. Ma io ci sono nato in quella casa, non puoi venderla. C'è tutto il mio passato lì dentro. E comunque la tua decisione secondo me è un po' affrettata. Ma di cosa hai paura? Per caso tua madre ti ha detto stai attento perché tuo padre non ti lascerà nulla? Lei non dice niente. Io invece ti dico che potresti affittarla e con i soldi prendi un bilocale, così la casa è salva. Ci devo pensare. Passami le foto. Passami l'altra. Quando mi carezzi, quando mi tocchi, in quell'istante sento. Ecco, lo sai cosa trovo in quell'istante? In quell'istante, sento il brivido dell'eterno, come se il tempo si fermasse, come quando scatti una foto.